ovviamente sono un italiano molto preoccupato, in primis per la situazione sanitaria, per la situazione in cui i nostri medici, i nostri eroi stanno lottando in prima linea come lottavano i nostri nonni o bisnonni nelle trincee della Prima Guerra Mondiale per l'Italia. I nostri medici appunto meritano una menzione particolare perché stanno combattendo spesso in situazioni veramente terribili dal punto di vista anche delle minime protezioni personali. Tutto questo credo che sia dovuto, anzi è dovuto sicuramente ai responsabili di questa situazione, perché io non mi posso scordare, non mi posso dimenticare che ci sono dei responsabili oltre al virus di questa situazione, non mi posso dimenticare di una politica che ha tagliato di 37 miliardi di euro solo negli ultimi 10 anni la sanità pubblica, che si è abbattuta con altri centinaia di miliardi di euro sullo stato sociale in generale. Per quanto riguarda la città, ovviamente sono preoccupato, è una città che vive di turismo, è una città che, l'ho sempre detto, vive di un turismo che è in costante aumento a livello di numeri, però forse i numeri poi andrebbero analizzati, perché a parer mio manca totalmente un'idea di città, cioè non si sa dove Lucca voglia andare, vive per inerzia, e questa situazione di vivere per inerzia sarà ancora, la pagheremo ancora di più quando ci potremo rialzare, quando potremo riaprire le nostre attività, spero presto. Niente, l'unico invito che faccio è veramente di ritornare italiani, di sentirci parte di un destino comune, di aiutarci l'uno con l'altro come appunto facevano i nostri nonni, i nostri bisnonni nelle trincee, e di tornare a sentirci appunto parte di un destino comune, di una storia comune che né un virus né una pandemia di nessun tipo potrà mai cancellare, perché è una storia che male o bene va avanti da migliaia di anni.